Veniamo adesso al pratico, quindi come farlo? Vediamo la domanda di Luigi. Come faccio a cambiare 8 corde? Allora, la prima cosa, prenditi un giorno di ferie. No, a parte gli scherzi. E allora, sono 8 corde, quindi insomma, predisponiti a fare un lavoro che, specialmente all'inizio, ti richiederà un po' di tempo, quindi prendila con calma. Ecco, magari il giorno di ferie no, una mezza giornata. Prima cosa è quella di trovare un posto comodo, meglio se riesci ad appoggiare il mandolino su un punto stabile. Se il tuo mandolino ha la cordiera coperta, come in questo caso da questa placca, ti suggerisco, anzi direi che è obbligato, toglierla. Qui c'è la placca che normalmente poi si reinserisce così, facendola scorrere dal basso. Eccola qua. Vedete voi, non potevi farlo prima anche quando l'hai tolta? Sì, certamente, ma mi piace la complessità. Quindi, placca, vedete, la placca copre totalmente l'attacco delle corde, quindi non è proprio possibile accedere. E senza paura di rompere, tranquillamente vi rendete conto della placca perché guardando nella fessura, cerco di farvelo vedere, vedete proprio che c'è una scanalatura, cioè vi accorgete proprio che c'è un pezzo in più. Facendo leva, ok, si toglie. Quando avete tolto la placca, vedrete come è organizzato l'aggancio delle corde. Quasi sempre è fatto in questo modo, cioè ci sono dei dentini, dei gancetti, quest'altro mandolino invece in cui il blocco è unico, vi faccio vedere qui, eccolo qua, questo è un blocco unico, non c'è una placca che si toglie, ma come vedete ci sono dei fori di passaggio delle corde. E l'aggancio è fatto allo stesso modo, ci sono sempre questi dentini che le tengono. Ci potrebbero essere poi dei mandolini, questo è un caso particolare perché vi faccio vedere adesso, è un mandolino 5 corde, poi vedremo anche rispetto al 5 corde come fare. È un mandolino 5 corde di liuteria che mi ha costruito il liutaio Buscarini di Osimo, bravissimo, sul modello un po' di un bandolim brasiliano, e in questo caso lui mi ha fatto questa cordiera fatta in questo modo, e qui la corda viene montata in un'altra maniera, poi lo vedremo. Comunque semplicemente si tratta di farla passare nel foro e poi farla passare dentro l'anello stesso della corda che mi fa da trattenuta alla corda che fuoriesce. Cosa mi serve per fare il cambio corde? Quindi una forbice robusta, tipo quelle da elettricista, per capirci. Oppure un altro attrezzo utile per tagliare la corda è un tronchesino da unghie, con la consapevolezza che si rovineranno un po' le lame. Un altro attrezzo molto utile è questo. Mena, 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 mena. Questo affarino qua, che non è altro che un moltiplicatore, potremmo dire, cioè è una levetta, una manovella che acchiappa il bischero, facciamolo vedere, acchiappa il bischero, no, questo non è il bischero, scusate, acchiappa la manopolina della meccanica e ci aiuta a girare facendo leva, ok? Quindi molto utile nel svitare e riavvitare più velocemente le corde. Ovviamente è assolutamente necessario un buon accordatore. Eccolo, io uso questo che mi ha regalato un carissimo amico, che setteremo. Di solito hanno diverse modalità di funzionamento. Lo settiamo o in modalità C, cioè cromatico, in modo tale che possa sentire tutte le note che gli vengono sottoposte, oppure lo settiamo sulla modalità V, quindi schiacciate, di solito c'è un tastino con multifunzione che vi permette di cambiare, e V sta per violin,
violino. Come sapete, il mandolino condivide con il violino la stessa accordatura, quindi l'accordatore in questa modalità farà proprio al caso nostro. Una cosa fondamentale da ricordarsi, attenzione, attenzione, il ponticello è mobile, cioè è solamente appoggiato, quindi non posso assolutamente togliere tutte le corde e poi rimetterle, perché vado a perdere la posizione del ponticello, e se perdo anche di poco la posizione del ponticello anche rispetto al suo asse, cioè se questo asse anche semplicemente si muove, perdo l'intonazione delle ottave, cioè la distanza corretta tra il ponticello e il capotasto, tale per cui quando vado a suonare sui tasti produco i suoni che devo produrre, cioè una distanza ben precisa che deve essere rispettata. Se non sono esperto, ma sinceramente anche se sono esperto, almeno che non sia proprio un liutaio esperto, se perdo questa distanza sono veramente dolori, cioè lo strumento mi diventa insuonabile. Dunque, come ovviamo a questo problema? Molto semplicemente cambiamo sempre una corda per volta, cioè tolgo una corda, la rimetto, tolgo una corda, al massimo una coppia. Eccoci qua. Allora, abbiamo il mandolino appoggiato in maniera comoda, mettiamoci anche uno straccetto qui in modo tale che, ecco, perfetto. E la prima cosa da fare quindi è quella di cominciare a rimuovere la prima corda. Consiglio di seguire un ordine nella confezione. Troveremo le corde solitamente raggruppate per coppie, di solito, quindi cioè nella stessa busta troviamo due mi, due la, due re e due sol, che infatti è esattamente così. La busta contiene le informazioni per distinguere le corde, quindi non ci possiamo sbagliare, e questi sono i due mi, ok? E sulla busta trovo l'indicazione della dimensione, quella a cui facciamo riferimento quando prima parlavamo di 0,10, 0,11 è considerando la misura in pollici, quindi sono centesimi di pollice. E poi c'è anche l'equivalente in millimetri, non sempre comunque, e molto spesso c'è anche l'indicazione proprio di quali sono le corde, quindi veramente for dummies, non ci possiamo sbagliare. Io di solito preferisco cominciare il cambio da queste corde qui, perché in questo modo il mandolino arriverà prima a ritrovare il suo settaggio, cioè il suo equilibrio tra la trazione delle corde e quella del manico. Per togliere le corde possiamo fare in due modi. Possiamo allentare, e qui la manovella ci viene veramente in aiuto, perché sennò ci mettiamo una vita e soprattutto ci stanchiamo anche la mano. E possiamo allentare la corda, andarla a sfilare da sopra, e nel caso del mandolino, una volta che abbiamo rimosso, se è possibile, come in questo caso in cui abbiamo rimosso la placca, come la corda si allenta mi si va a sganciare da sotto, quindi la rimozione è molto semplice. Dovrò andare un attimo a controllare come è stata inserita e via, la tolgo. Eccomi di nuovo con la matita. Perché è importante usare la grafite? Perché quindi basta semplicemente andare a disegnare, insomma a colorare, perché mi fa da lubrificante. La grafite che mettiamo qua permette alla corda di scivolare ed evitare quegli scattini che magari può essere capitato di sentire quando vai a agire sulla meccanica e senti tan, che all'improvviso la corda fa uno scattino e non riesci mai a trovare quella giusta via di mezzo. È dovuto a questo aspetto qua. Proseguiamo. Ok. Anche qui sulla selletta andiamo ad applicare la
la grafite. Eccolo qua. Perfetto, e siamo pronti per andare ad inserire le nuove corde. Vado a prendere la misura della corda, aggancio la corda quindi sulla sua selletta, la tiro facendola poggiare sul ponticello, sull'incavo corrispondente al suo ponticello, ok? E prendo la misura. Ora, quanto farla entrare prima di serrarla? La corda non dovrà essere già totalmente tirata quando la vado a inserire, perché se io la chiudo così non avrò sufficienti giri della corda intorno al bischero, che sono necessari, 2 o 3 spire sono fondamentali perché mi fanno da ammortizzatore sostanzialmente, cioè agevolano l'assestarsi di questa corda e fissano la sua trazione. Quindi è bene lasciarla un po' lasca quando la vado a serrare sul bischero nel modo in cui ti faccio vedere adesso. Di quanto? Grosso modo, poi questa lo vedrai con l'esperienza, però grosso modo l'altezza da questo punto al manico è circa la metà del tuo dito. Ora, come faccio a cominciare a girare qua evitando che la corda mi perda questa distanza? C'è una maniera molto semplice, che è questa. Prendo la parte che spunta, la faccio, quindi la corda è entrata ed esce verso l'alto della paletta. Prendo la misura di quanto la voglio tenere lasca, mentre la tengo qui, perché altrimenti perdo giù l'aggancio, la parte che fuoriesce la faccio girare intorno al bischero, quindi la faccio tornare indietro nel verso che va verso l'interno della paletta, ok? Quindi da sopra verso dentro la paletta, e la faccio passare sotto la parte di corda che entra, ok? Ho girato intorno al bischero, la corda è passata sotto la sua parte entrante nel bischero, la tiro, qui la serro, faccio un po' di forza, e guarda bene, mentre sto tenendo la corda in trazione qui, faccio rigirare questa codina che sta uscendo fuori, che quindi è passata sotto la corda, gliela faccio girare sopra, ok? Quindi ho creato un cappio, quindi la corda che è uscita e ritorna sopra, ho creato un cappio a C, diciamo. A questo punto questo cappio mi impedisce, vedi, no, la corda non può tornare indietro. Gli do magari un po' la forma con un po' di spinta, di trazione, e cosa importantissima adesso, mentre giro la chiavetta la tengo in tensione. Io faccio in questo modo: tengo la corda qui con questa parte della mano e con l'indice la schiaccio qui, ok? In questo modo la corda è in tensione perché la sto tenendo in trazione. In più, mano a mano che giro la chiavetta, la vado a spingere verso il basso, quindi le spire si vanno ad avvolgere sotto al punto di ingresso il buco. Anzi, magari la prima è bene proprio verificare che prenda bene sotto il punto di ingresso. Cerco di fartelo vedere il meglio possibile. E è bene verificare, e questa cosa è importantissima perché in questo modo, girando le spire, la corda si andrà ad abbassare, cioè la parte che fuoriesce dal bischero si andrà ad abbassare, e quindi questo andrà ad agevolare la tenuta della corda ferma sul capotasto, ok?
In questa fase non mi interessa raggiungere subito l'accordatura. Intanto mi basta tenere la corda a una tensione sufficiente per cui il ponticello mi rimane fermo. Oh, è buona norma poi togliere subito questa parte eccedente. Quindi ecco che entra in gioco il nostro tagliaunghie. Tolgo la parte eccedente e poi faccio in modo che questo beccuccio che spunta sia piegato verso il basso, anche perché a volte, specialmente le corde più sottili, sono molto fastidiose quando ci vado a sbattere col dito. Detto ciò, farò lo stesso lavoro per tutte le altre corde. Corde ultimato, quindi come hai visto ho ripetuto lo stesso procedimento. Ricapitolando, se devi intanto liberare prima l'accesso alla cordiera, ricordati non togliere tutte le corde, altrimenti perdi la posizione del ponticello, e se perdi la posizione del ponticello sarà poi molto difficile ritrovare quella corretta per la giusta intonazione dello strumento. Quindi una coppia di corde per volta. Puoi cominciare dalle più gravi, perché sono quelle con trazione maggiore, quindi tenderanno ad assestarsi subito e a mantenere l'accordatura dello strumento, a recuperarla più velocemente. Tendi la corda entra nel suo dischero, esce, la parte che fuoriesce la fai girare verso il centro della paletta, quindi se siamo su questo lato andranno in qua, se siamo su questo lato andranno in qua, la fai tornare indietro di 180 gradi e la fai passare sotto alla corda che sta entrando nel dischero, per poi girarle intorno nuovamente. Quindi le fai fare questo giro intorno al dischero e intorno alla corda che esce. In questo modo crei un cappio a C, diciamo, che stabilizza la corda. Lasci sempre un margine di ampiezza, diciamo, della corda rispetto al manico, in modo tale che quando andrai poi a tenderla si realizzeranno delle spire. Queste spire è bene che siano una barra 2 per le due quarte corde, 2/3 per le terze corde e 3/4 spire per seconda e prima corda, perché la corda è più sottile e ha più possibilità di girare intorno all'asse del dischero. Queste spire ti permettono di fare da ammortizzatore e portare la corda in trazione stabilizzandola, in modo tale che l'accordatura rimarrà stabile. Ricorda poi anche di applicare un po' di grafite, quindi semplicemente con una matita andare a colorare l'interno delle sellette del ponticello, in modo tale da creare una lubrificazione alla corda, che in questo modo scorrerà su e giù mentre la stai accordando, fino a portarla alla tensione ideale in maniera più agevole, senza quei fastidiosi scatti che poi non ti permettono mai di raggiungere l'accordatura in maniera corretta. Bene, io spero che questa lezione sia stata utile, questa chiacchierata sul discorso cambio corde. Se è stata utile e ti ha fatto piacere, io ti rinnovo l'invito ad iscriverti al canale, cliccare sulla campanella delle notifiche per ricevere gli avvisi per ogni nuovo video che uscirà, e seguirmi sulla pagina Facebook JazzMandoIt, come il nome del canale YouTube JazzMandoIt. Remember JazzMandoIt. Ringrazio nuovamente Luigi per avermi dato l'opportunità di fare questo video,
E che dire, come ormai è tradizione, io ti saluto, ma ti ricordo che Beethoven diceva che... Italiano, spaghetti, mantolina. Ciao!